Allora, con Raffaele Cataldo, prima raccontando la storia del suo libro, abbiamo toccato il tasto delle dating app. Mm-hmm. Chi di voi ha avuto modo di interfacciarsi? Allora, io ho fatto tutto quello che dovevo fare fino all'anno domini in cui ho conosciuto mia moglie, senza addirittura neanche Facebook. Io non ho mai potuto sfruttare l'opportunità di ciulare con Facebook, che è una roba che vai proprio a fare la pesca a strascico, cioè sai mettere due parole in fila su Facebook. Pensi una cosa, ci pensi bene, la scrivi, fai la brutta, la correggi, la cancelli, aggiungi due aggettivi e due avverbi che ti fanno sembrare più intelligente di quello che sei. È un lavoro che secondo me tre quarti delle persone non ha fatto. Cioè è già un'evoluzione. Sì, no, però dico, se proprio il tuo obiettivo è stare su Facebook per ciulare, all'inizio ce la potevi fare. E ancor meno tutte le dating app. Tu hai frequentato dating app? No. Mai, purtroppo. Però avresti potuto. Allora, avrei potuto, ma è successa questa cosa. Tu stai con Lisa dal? Bah, 6 anni più o meno. Ah, sì, okay, c'era già, sì, ma c'erano già boom di Tinder. C'era già Tinder, sì, però diciamo che nel momento in cui sono rimasto single ero in fase di lutto per la relazione precedente, okay. Quindi non me la sentivo proprio subito di buttarsi tutto, così. Sì. E verso il finale della fase di lutto poi ho conosciuto canonicamente una persona nuova, quindi amici che ti hanno presentato, sì, amici di amici, amici sì, quelle cose, quindi non sei passato. Tu hai fatto in tempo a bazzicare un po' le dating app? Allora, io ho scaricato 3 volte sempre la stessa dating app, perché quindi scarichi, poi dopo un po' dici no, sì, non può essere, e la disinstallo, quel mio e poi dici un pochino ancora si può essere, sì, e poi non può essere no, perché poi dici vabbè però magari solo che io sono durata tendenzialmente 3 ore ogni volta che l'ho scaricata, perché mi fa ribrezzo l'idea di incontrare qualcuno in quel modo. Cioè, non giudico chi lo fa, ma è una cosa che per la mia vita non voglio. Sì, avevo visto un grafico recentemente, era proprio un grafico che raccontava le percentuali delle tipologie di incontro negli anni, partendo da anni in cui il tuo fidanzato lo avevano deciso i tuoi genitori. Mm-mm. Quindi cioè, partiva certo, proprio dal 1800, non lo so, una roba in cui le relazioni venivano stabilite dalla famiglia, in percentuali. Adesso credo ci sia, adesso lo andiamo a cercare, certo voi direte potevate cercarlo prima di parlarne, ma noi ci facciamo seguire, ci seguiamo il flow. Credo 60-70% di persone che si fidanzano oggi partono da lì. Ma partono infatti, dalle dating app. Sicuramente funziona, è che pensandola su di me non era il tipo di storia che cercavi. Che cercavo e che avrei voluto, anche perché essendo io super diffidente. Cosa avevi, Tinder? Sì, e vi dico, i match che ho fatto li ho fatti con persone che conoscevo già nella vita reale. Cioè è stato incredibile perché quando trovi una persona che conosci esatto, è un po' uno stupore. Ti fa ridere, sì, nel senso che quando scatta il match dici ah, ma quindi anch'io ti piacevo, scusa, perché non abbiamo mai perché non ci siamo parlati, perché non abbiamo mai fatto questa roba con altre persone. Io l'ho aperto solo una volta per una mia amica, anche lei è single, poi ha trovato fidanzato per altri in altri modi più insomma canonici anche lei, però l'avevo aperto e mi ricordo che il giorno in cui gliel'ho aperto mi occupavo anche della messaggistica e delle chat. Beh, però divertentissimo. No, ammazza, ma mi sono ammazzato a ridere perché scrivevo da uomo quello certo, che pensavo gli uomini volevano, e quindi parlavo di piedi, facevo tutte delle storie che funzionato. No, beh, per gli uomini cioè per gli uomini sì, poi lei non ne ha voluto vedere neanche uno di quelli che io gli avevo settato con quelle premesse, però gli uomini tutti c'erano. Tu Mauri? No, zero. Ma per una questione di tempo, perché proprio non ti è mai interessato? Non ti è mai interessato. Però insomma, se avete dei racconti divertenti di vita vissuta, voi che avete frequentato queste dating app ed è uscito qualcosa di interessante, fatecelo sapere. Abbiamo anche guardato Raya, l'applicazione di cui parlavamo prima, che è il Tinder dei ricchi. Oh. È il Tinder esclusivo dove ci vanno solo i ricchi. Devo dire che anche proprio dalla home page, dall'impostazione si capisce, sembra sai come quando prendi le riviste d'arredamento d'interni di lusso, cioè è proprio tutto patinato, messo giù bene così. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Vi mettiamo Annalisa. Ad Annalisa avevamo aperto Tinder quando era venuta da me al programma. Oh, tempo niente, si è sposata. Quindi adesso io non so se l'ha conosciuto lì o no, però tempo niente, poi si è sposata. Sinceramente, su Radio DJ.